Salve a tutti e benvenuti ad una nuova recensione. Era davvero una vita che non lo dicevo e mi scuso con voi, ma purtroppo, come dissi in un video precedente, la mia pigrizia a volte arriva a dei livelli veramente inauditi e quindi io mi fermo. Scompaio come se fossi un fantasma, ma dopo torno come se fossi, ecco, una presenza. Allora, con questa recensione, dopo tanto tempo, finalmente inauguriamo l'ultima categoria che mancava al mio canale, e cioè quella che tratta i film horror orientali. L'ho voluta chiamare in modo ironico, sfruttando quello che è lo stereotipo della cucina asiatica, e cioè ravioli rosso sangue. Premetto che in questa categoria non ci saranno tantissimi film, non che le altre ne siano zeppi, però diciamo è un mondo che conosco veramente poco, quindi è una porta che si sta aprendo in questo momento, quindi non ho una conoscenza elevata, diciamo, di tutto quel mondo, soprattutto dal punto di vista registico. E tutto un po' il background che c'è dietro, perché molti di quei film sono anche legati al folklore di quelle terre, quindi per me è davvero difficile questa categoria, forse è per quello che per esorcizzare il tutto ho inventato questo nome ironico. Però ci proviamo, come tutte le cose, ci mettiamo in gioco e proviamo a fare, diciamo, il possibile. Il film di oggi è un film del 2004, il nome dei registi è impronunciabile, per cui ve lo cercate direttamente da Wikipedia, ed è Shutter, che in italiano suonerebbe come otturatore, un film thailandese del 2004. Il film è stato oggetto negli anni, diciamo, posteriori alla sua uscita, 3 anni dopo, 3-4 anni dopo mi pare l'uscita del film originale, a un remake americano chiamato in italiano Shutter, Ombre del passato. Chiaramente il remake americano ha ripreso, diciamo, i punti forti di questo film e ne ha fatto semplicemente una copia, perché ormai il remake non è dare vita a una nuova opera portando dei nuovi valori, facendo vedere un nuovo modo di interpretare la vicenda, eccetera, come può succedere per esempio con i libri. Per esempio, Pierpaolo Pasolini ha rielaborato a modo suo un'opera del teatro latino di Plauto. Quindi questo è, diciamo, quello che si dovrebbe intendere per remake, rivisitazione, rielaborazione. Mentre ad oggi sono delle semplici, tranne qualche caso, sono delle semplici copie, di cui, ecco, potremmo benissimo viverne senza. Per cui vi consiglio di guardare il film originale, anche se spesso noi abbiamo dei pregiudizi verso i film orientali, anche perché alcuni sono davvero strani e fuori dai paradigmi di pensiero occidentali. Vedi The Audition, il bellissimo The Audition, che per noi è fortemente criptico, ecco. Guardatevi, nonostante tutto questo, l'originale. Peraltro Shutter non è The Audition, è un film molto semplice, ecco, quindi non ha bisogno, ecco, di cambiare paradigmi di pensiero o immedesimarsi in realtà completamente diverse, ecco. Per cui vi consiglio assolutamente di guardare l'originale di cui parleremo in questa recensione. Iniziamo con la trama, anche se io non la so raccontare. Allora, la trama parla praticamente di questa coppia che dopo una serata con gli amici sta guidando, ma a un certo punto investe una persona. L'uomo dice appunto alla sua ragazza di scappare, quindi di non scendere dalla macchina ed eventualmente aiutare la tizia, ma direttamente scappare. È chiaro che dopo questo incidente cresce il senso di colpa, soprattutto da parte della ragazza, quindi si recano nuovamente sul luogo dell'incidente, ma scoprono che lì non è successo alcun incidente, non c'è stata alcuna vittima. E qui inizia il mistero. Inoltre, il ragazzo
è un fotografo ed è chiamato a fare delle fotografie nell'università alla quale, insomma, la ragazza che è frequentata, insomma, dalla sua ragazza. In queste foto iniziano a comparire delle strane macchie. Ecco, quando questo qui che mi pare sia Mitan, Tonno, lo soprannominiamo Tonno, scatta, ecco, la fotografia, rimangono impresse dei segnali. All'inizio sembra tutto uno scherzo, chiaramente, dell'otturatore, un difetto della macchina fotografica. Pian piano, però, insomma, la verità viene a galla. Questi segni non sono altro che un indizio di questo fantasma che vuole far capire, soprattutto alla donna, vuole far capire, diciamo, la sua esistenza e vuole pian piano farsi conoscere, quindi dire qualcosa di sé. E queste macchioline sulla foto indicano il luogo dove praticamente lei andava, che è una stanza dell'università. Pian piano, mediante, diciamo, diversi segnali che il fantasma, la presenza dà alla protagonista femminile del film, riusciamo pian piano a ricostruire la sua storia. Una storia davvero tragica e che culminerà, diciamo, con un finale che secondo me è spettacolare. Ora, chiudiamo la parentesi della trama perché, ripeto, non la so raccontare, quindi è inutile che stiamo qui a dire tante cose su nulla e parliamo dei punti forti di questo film. E nei vari punti forti vedrete che io aggiungerò qualcosa alla trama per farvi capire meglio. Allora, innanzitutto parliamo della figura femminile di questo film, della protagonista. Io ho sempre detto come la figura femminile nel mondo dell'horror sia estremamente importante. Spesso noi non ci riflettiamo, spesso consideriamo addirittura l'horror come un genere misogino perché le vittime preferite sono le donne. Però vi sono molti film, soprattutto nel panorama degli anni 60, 70, si pensi all'ormai citatissimo Suspiria di Dario Argento, ma a tantissimi film gotici, diciamo, sia italiani sia esteri, che praticamente pullulavano di protagoniste femminili, che erano la chiave di svolta poi di tutta la vicenda, e che erano davvero delle eroine, ecco. Dei personaggi che non stavano lì per farsi uccidere o perché dovevano rappresentare il classico stereotipo della donna un po' scemotta, eccetera, ma perché sono delle persone che combattono esattamente come le persone di genere maschile, quindi senza alcuna distinzione, combattono e assolutamente sono figure di chiave. In questo film, in questi film, e sono anche elaborate in maniera assolutamente impressionante, quindi non stereotipate, come per esempio se voi guardate quel film che è uscito poi recentemente, Ouija Experiment, in cui i protagonisti non si possono davvero guardare, davvero sopportare, e lì le donne sono stereotipate, c'è la classica sgualdrina, c'è diciamo la donna che quando parla devi tapparti le orecchie perché ha una voce impressionante, eccetera, eccetera. Potremmo andare avanti di stereotipi veramente un'ora, 2 ore. Mentre in molti altri film di genere horror la donna ha un ruolo assolutamente di madre, eh? Potremmo affiancarla al grande ruolo di madre che la figura femminile ha, quindi protagonista assoluto. Perché effettivamente è alla donna che la presenza si rivolge ed è alla donna che vuole raccontare la propria storia, perché il fantasma di questo film non è, ecco, la solita ghost story, cioè una presenza che ti arriva lì, ti sconvolge la vita perché ti vuole uccidere, perché è malvagia e bla bla bla, come una marea di film, diciamo, molto spesso anche orientali, che trattano proprio di ghost stories. Qui invece la presenza sì è malvagia, lo dirò alla fine, quindi farò anche degli spoiler, ma per un motivo ben preciso, ma non con la donna, non con la ragazza, perché tenta di comunicare. Ecco, e
Praticamente un morto che vuole raccontare la propria storia, vuole far conoscere, ecco, la propria vicenda e quindi lascia dei segni. Prima sono queste semplici macchioline, poi pian piano appare nel film. Sì, era già apparsa nell'incidente, quindi quando praticamente i due investono questa donna, sì, apparirà nello studio fotografico, nella camera oscura della coppia, sia, diciamo, farà diverse apparizioni anche in diversi. Anche in diversi luoghi, sia a lui che a lei, però ha un ruolo diverso e questo lo scopriamo man mano che il film va avanti, scoprendo la storia della presenza. Perché? E qui capiamo anche perché si rivolge alla presenza femminile, che, ripeto, è una figura di spicco, una figura intelligente, è colei che riesce a collegarsi intimamente con la psiche di questo spirito. Fondamentalmente era una compagna di università di Tonno, di Ton, e solo che veniva presa in giro, era un po' molto particolare, era una di quelle persone a cui piace la solitudine, che non frequenta, diciamo, i soliti posti tipici da college, ecco per dirci, e si era innamorata di Tan. E Tan in qualche modo sembrava ricambiare quella relazione, ma non era davvero innamorato, per cui a un certo punto si lasciarono, lui lasciò lei e lei è una personalità fragile, una personalità che vive nella solitudine, quindi chiaramente non ha aiuti esterni, l'unico modo per placare il dolore è quello di tagliarsi, è quello di provocarsi della sofferenza. A quel punto, ecco, Tan prova in qualche modo a farla smettere, ma con scarsi risultati. A un certo punto intervengono gli amici di Tan. Amici di Tan che, non capendo bene la situazione, facendo gli sbruffoni di turno, bulleggiano una tipa. Perché? Perché è strana, perché non fa parte, del gruppo, diciamo, degli accettati, del gruppo dei normali, perché in fondo il nostro mondo odia la diversità, odia ciò che non è conforme a determinate regole. Per cui iniziano a bulleggiarla. Il problema è che vanno leggermente oltre, perché probabilmente ubriachi hanno intenzione di violentarla. Quindi parliamo, ecco, non chiaramente di atti di bullismo minori, anche se ripeto minori perché qualsiasi atto di bullismo è grave ed è da considerarsi tale, però qui veramente siamo a un livello molto molto forte, quindi decidono di stuprarla. Tan è presente e al posto di fermare i loro amici che effettivamente poi purtroppo violenteranno la povera vittima, fotograferà il tutto e nasconde poi queste foto nella sua casa e lo spirito quindi aiuterà, ecco, la fidanzata di Tan a ritrovare proprio queste foto e a capire, a ricostruire la vicenda. Ed è bellissimo come appunto lo spirito fa per fargliela trovare, praticamente si mette seduto per terra e con la macchina fotografica al lato e si fa scattare varie foto. La macchina fotografica usata è una Polaroid, quindi scatta istantanee, fa scattare diverse istantanee con lei che alza il braccio fino a prendere le foto. La fidanzata di Tan si trova a questo praticamente album fotografico, lo sfoglia, e sfogliandolo praticamente lo mette in movimento tipo cartone animato e sa che lì ci sono le foto. Quindi, detto questo, appunto, potete capire il perché. Il fantasma, la presenza si rivolge appunto alla fidanzata di Tan perché vuole far riconoscere chi è davvero, ecco, Tan, e vuole far riconoscere quindi sia la sua storia sia il passato del suo ragazzo e si crea quasi un legame molto intimo, quasi telepatico fra i due. Ed è molto importante anche il ruolo di questa fantasma, perché appunto anche questo fantasma è una donna e anche qui siamo fuori, diciamo, dal stereotipo della donna nel film horror o della presenza
del fantasma donna nel film horror. Molto spesso, ecco, ci propinano le solite storie in cui il fantasma donna non è altro che era una malata instabile, eccetera, eccetera, era perseguita per qualche motivo, una famiglia o era legata al demonio, bla bla bla. Qui no, ed è questa la forza di questo film. Esattamente il fatto che la presenza dello spirito è una vittima di violenza. È un film, se vogliamo, anche molto attuale, perché i temi sulla violenza sulle donne sono purtroppo sono assolutamente attuali. Quindi è una presenza che sì, perseguiterà Tan e i suoi amici, perché lo scopo è poi quello di uccidere, tanto è vero che tutti gli amici di Tan si suicideranno. C'è una bellissima scena in cui questo amico con lo sguardo perso nel vuoto si butta dal grattacielo. Per cui sì, è uno spirito maligno, se vogliamo semplificare il tutto, però in qualche modo è una vittima di violenza, è una vittima di violenza che cerca vendetta. Ripeto, è un tema veramente molto attuale, e che invita molto spesso a ribellarsi a questi atti, che invita a riflettere, ecco, sul perché avvengono questi atti, spesso anche per scherzo, eh. Perché può succedere, può capitare anche che certe cose vengano fatte per scherzo, perché non ci si pensi e solo dopo si riflette su queste cose. Quindi è un film non banale, è un film che assolutamente vuole sottolineare il fatto che il fantasma non è la solita psicopatica, la solita uscita dal manicomio, pazza o posseduta dal demonio. No, è una vittima di un abuso sessuale, peraltro filmato proprio dal suo ex ragazzo, che non ha fatto nulla per proteggere. Quindi, nonostante Tan abbia i sensi di colpa, chiaramente lo perseguiti. Lo perseguiterà durante il film. Mentre, ecco, con la ragazza istituirà questo legame quasi telepatico, quasi affettivo. Però c'è dell'altro. Come molto spesso capita alle vittime di femminicidio o comunque di abusi sessuali, molto spesso queste vittime non riescono a ribellarsi perché o si sentono deboli oppure amano veramente la persona che purtroppo sta abusando di loro. Sembra quasi un paradosso, ma è capitato, e purtroppo, ripeto, sono cose reali, perché la paura vera è la realtà, che molte donne che non solo venivano stuprate, ma anche bruciate vive, come un caso che è successo anche qualche settimana fa, di donne che davano l'ultima possibilità al proprio uomo, che lo amavano fino alla follia, che volevano scappare con loro, che non denunciavano proprio le piccole violenze domestiche. Quindi spesso capita proprio che le donne che vengono abusate in qualche modo non riescono a reagire perché hanno paura, perché si sentono e si credono deboli. E ripeto, non è così. E credersi deboli. E c'è questo terzo aspetto, appunto, di questo legame affettivo che queste donne continuano a sentire. E in questo film, che è un film sugli abusi sessuali, c'è assolutamente, perché la vittima è ancora legata a Tan, ed è per questo, diciamo, che oltre alla semplice vendetta che continua a girarsi nel nostro mondo, è legata a Tan perché lo ama ancora. Fu la sua, probabilmente, la prima relazione che ha avuto, e fu una relazione molto intensa, a cui ci credeva veramente. Per cui, fino alla morte, la morte è avvenuta per suicidio, perché la tipa, dopo essere stata vittima di abuso, non denunciò il tutto, tornò nel suo paese e lì si suicidò. E c'è questa scena in cui la mamma mantiene ancora il suo cadavere a letto. Quindi non l'ha fatta cremare, ma praticamente sua figlia è a letto, sua figlia è uno scheletro ormai senza pelle, in decomposizione, ma per il forte legame che questa mamma provava verso la figlia, soprattutto non sapendo tutto il background, tutto il retroscena che c'era dietro dello stupro, sentiva molto forte questo legame e non voleva, ecco, farla cremare, quindi dopo chiaramente farla seppellire, perché la voleva ancora avere vicino a sé. Quindi è un film, se vogliamo, che tratta proprio di questi forti legami
madre, figlio, legami fra, ecco, fidanzati, legami affettivi fra, appunto, la vittima, il proprio carnefice, eccetera, temi molto, molto complessi. Cosa succede? Che praticamente, quindi, è tornata, nel mondo dei vivi proprio per sì vendicarsi, ma anche per rimanere in contatto con Tan, che poi rappresenta l'amore della sua vita, rappresenta quel legame di cui non può fare a meno, quel legame che ancora la tiene in vita nonostante tutto. E questo, ripeto, è una cosa che spesso accade, anche se sembra strana, sembra assurda, ma purtroppo accade. Cosa succede? E qui il film è veramente notevole. Succede che praticamente per stargli accanto questa presenza dimorerà sul collo di Tan. Dimorerà sul collo di Tan. Tanto è vero che il ragazzo durante il film sente che gli fa male il collo, sente che appunto va sempre peggio e quasi alla fine del film si vede proprio l'immagine di lui da solo, che in un momento di esasperazione, chiaramente la fidanzata se n'è andata di casa, quasi non lo vuol più vedere dopo quello che ha scoperto, chiaramente, nonostante il pentimento del ragazzo, nonostante effettivamente lui non abbia compiuto lo stupro, ma anche solo filmarlo è comunque un atto compiuto, purtroppo. E lui è da solo che si aggira cercando di capire dov'è la presenza, che chiaramente lo perseguita. E scatta diverse foto. A un certo punto si rende conto che la presenza non è, diciamo, negli angoli della casa, ma è sopra di lui. E quindi a un certo punto butta la macchina fotografica scatta la foto e lui si vede con la presenza sul collo. Ed è una scena inquietante. Da un lato, ripeto, molto angosciante dal punto di vista del film, però se pensiamo a una situazione reale, è davvero ancora più angosciante, nonostante lui ti abbia infranto il sogno di questa relazione, nonostante lui non abbia fatto niente per difenderti dallo stupro. Il problema è che vanno leggermente oltre, perché probabilmente ubriachi hanno intenzione di violentarla. Quindi parliamo, ecco, non chiaramente di atti di bullismo minori, anche se ripeto minori perché qualsiasi atto di bullismo è grave ed è da considerarsi tale, però qui veramente siamo a un livello molto molto forte, quindi decidono di stuprarla. Tan è presente e al posto di fermare i loro amici che effettivamente poi purtroppo violenteranno la povera vittima, fotograferà il tutto e nasconde poi queste foto nella sua casa e lo spirito quindi aiuterà, ecco, la fidanzata di Tan a ritrovare proprio queste foto e a capire, a ricostruire la vicenda. Ed è bellissimo come appunto lo spirito fa per fargliela trovare, praticamente si pone, si mette seduto per terra e con la macchina fotografica al lato e si fa scattare varie foto. La macchina fotografica usata è una Polaroid, quindi scatta istantanee, fa scattare diverse istantanee con lei che alza il braccio fino a prendere le foto. La fidanzata di Tan si trova a questo praticamente album fotografico, lo sfoglia, e sfogliandolo praticamente lo mette in movimento tipo cartone animato e sa che lì ci sono le foto. Quindi, detto questo, appunto, potete capire il perché. Il fantasma, la presenza si rivolge appunto alla fidanzata di Tan perché vuole far riconoscere chi è davvero, ecco, Tan, e vuole far riconoscere quindi sia la sua storia sia il passato del suo ragazzo e si crea quasi un legame molto intimo, quasi telepatico fra i due. Ed è molto importante anche il ruolo di questa fantasma, perché appunto anche questo fantasma è una donna e anche qui siamo fuori, diciamo, dal stereotipo della donna nel film horror o della presenza del fantasma donna nel film horror. Molto spesso, ecco, ci propinano le solite storie in cui il fantasma donna non è altro che
era una malata instabile, eccetera, eccetera, era perseguita per qualche motivo, una famiglia o era legata al demonio, bla bla bla. Qui no, ed è questa la forza di questo film. Esattamente il fatto che la presenza dello spirito è una vittima di violenza. È un film, se vogliamo, anche molto attuale, perché i temi sulla violenza sulle donne sono purtroppo sono assolutamente attuali. Quindi è una presenza che sì, perseguiterà Tan e i suoi amici, perché lo scopo è poi quello di uccidere, tant'è vero che tutti gli amici di Tan si suicideranno. C'è una bellissima scena in cui questo amico con lo sguardo perso nel vuoto si butta dal grattacielo. Per cui sì, è uno spirito maligno, se vogliamo semplificare il tutto, però in qualche modo è una vittima di violenza, è una vittima di violenza che cerca vendetta. Ripeto, è un tema veramente molto attuale, e che invita molto spesso a ribellarsi a questi atti, che invita a riflettere, ecco, sul perché avvengono questi atti, spesso anche per scherzo, perché può succedere, può capitare anche che certe cose vengano fatte per scherzo, perché non ci si pensi, e solo dopo si riflette su queste cose. Quindi è un film non banale, è un film che assolutamente vuole sottolineare il fatto che il fantasma non è la solita psicopatica, la solita uscita dal manicomio, pazza o posseduta dal demonio. No, è una vittima di un abuso sessuale. Peraltro filmato proprio dal suo ex ragazzo, che non ha fatto nulla per proteggere. Quindi, nonostante Tan abbia i sensi di colpa, chiaramente lo perseguiti. Lo perseguiterà durante il film. Mentre, ecco, con la ragazza istituirà questo legame quasi telepatico, quasi affettivo. Però c'è dell'altro. Come molto spesso capita alle vittime di femminicidio o comunque di abusi sessuali, molto spesso queste vittime non riescono a ribellarsi perché o si sentono deboli oppure amano veramente la persona che purtroppo sta abusando di loro. Sembra quasi un paradosso, ma è capitato e purtroppo, ripeto, sono cose reali, perché la paura vera è la realtà, che molte donne che non solo venivano stuprate, ma anche bruciate vive, come un caso che è successo anche qualche settimana fa, di donne che davano l'ultima possibilità al proprio uomo, che lo amavano fino alla follia, che volevano scappare con loro, che non denunciavano proprio le piccole violenze domestiche. Quindi spesso capita proprio che le donne che vengono abusate in qualche modo non riescono a reagire perché hanno paura, perché si sentono e si credono deboli. E ripeto, non è così, è credersi deboli. E c'è questo terzo aspetto, appunto, di questo legame affettivo che queste donne continuano a sentire. E in questo film, che è un film sugli abusi sessuali, c'è assolutamente. Perché la vittima è ancora legata a Tan, ed è per questo, diciamo, che oltre alla semplice vendetta che continua a girarsi nel nostro mondo, è legata a Tan perché lo ama ancora. Fu la sua, probabilmente, la prima relazione che ha avuto, e fu una relazione molto intensa in cui ci credeva veramente. Per cui fino alla morte, la morte è avvenuta per suicidio, perché la tipa, dopo essere stata vittima di abuso, non denunciò il tutto, tornò nel suo paese e lì si suicidò. E c'è questa scena in cui la mamma mantiene ancora il suo cadavere a letto, quindi non l'ha fatta cremare, ma praticamente sua figlia è a letto, sua figlia è uno scheletro, ormai senza pelle, in decomposizione, ma per il forte legame che questa mamma provava verso la figlia, soprattutto non sapendo tutto il background, tutto il retroscena che c'era dietro lo stupro, sentiva molto forte questo legame e non voleva, ecco, farla cremare, quindi dopo chiaramente farla seppellire, perché la voleva ancora avere vicino a sé. Quindi è un film, se vogliamo, che tratta proprio di questi forti legami madre-figlio, legami fra, ecco, fidanzati.
legami affettivi fra appunto la vittima, il proprio carnefice, eccetera, temi molto molto complessi. Cosa succede? Che praticamente quindi è tornata nel mondo dei vivi proprio per sì vendicarsi, ma anche per rimanere in contatto con Tan, che poi rappresenta l'amore della sua vita, rappresenta quel legame di cui non può fare a meno, quel legame che ancora la tiene in vita nonostante tutto. E questo, ripeto, è una cosa che spesso accade, anche se sembra strana, sembra assurda, ma purtroppo accade. Cosa succede? E qui il film è veramente notevole. Succede che praticamente per stargli accanto, questa presenza dimorerà sul collo di Tan. Dimorerà sul collo di Tan. Tanto è vero che il ragazzo durante il film sente che gli fa male il collo, sente che appunto va sempre peggio e quasi alla fine del film si vede proprio l'immagine di lui da solo che in un momento di esasperazione, chiaramente la fidanzata se n'è andata di casa, quasi non lo vuol più vedere dopo quello che ha scoperto, chiaramente. Nonostante il pentimento del ragazzo, nonostante effettivamente lui non abbia compiuto lo stupro, ma anche solo filmarlo è comunque un atto compiuto, purtroppo. E lui è da solo che si aggira cercando di capire dov'è la presenza, che chiaramente lo perseguita, e scatta diverse foto. A un certo punto si rende conto che la presenza non è, diciamo, negli angoli della casa, ma è sopra di lui. Quindi a un certo punto butta la macchina fotografica scatta la foto e lui si vede con la presenza sul collo. Ed è una scena inquietante. Da un lato, ripeto, molto angosciante dal punto di vista del film, però se pensiamo a una situazione reale è davvero ancora più angosciante. Nonostante lui ti abbia infranto il sogno di questa relazione, nonostante lui non abbia fatto niente per difenderti dallo stupro, nonostante tutto, lei è ancora legata a lui, lei lo ama ancora e quindi rimane sul suo collo. È davvero angosciante. Seppur lo ama, chiaramente in qualche modo vuole vendicarsi, ha questo desiderio di vendicarsi. Però c'è una cosa ben peggiore della morte ed è il finale di questo film. Lui chiaramente si butta, vuole suicidarsi così come gli altri suoi amici, ma lei, tra virgolette, lo protegge e il film finisce con lui che praticamente viene rinchiuso in un manicomio perché impazzisce completamente, con lei che gli rimane accanto. Quindi il piano, se vogliamo chiamarlo così, è riuscito, quello di vendicarsi di lui perché dovrà vivere tutta la sua vita rinchiuso in un manicomio e quello di stare per sempre accanto a lui. Questo è quello di cui parla Shutter, e ripeto, il punto di forza è uno, la storia. La storia è veramente scritta bene e presentata bene perché appunto mediante tutti questi segni che la presenza lascia, noi pian piano arriviamo a scoprire la verità, una tragica verità, una verità che non è paranormale, ma è qualcosa che noi possiamo toccare davvero tutti i giorni, e questo è davvero l'horror puro. È la cosa che più ci fa paura. Il secondo punto forte sono le figure femminili, come vi dicevo, figure femminili che non sono semplici stereotipi o messi lì perché devono fare presenza, ma sono vere e proprie protagonisti. Lo so che sembra una cosa banale perché uno dice: ma non dovrebbe esserci differenza fra il protagonista uomo, donna che sia, ed è vero. Il problema è che ancora la nostra società, seppur in modo magari più latente, lo manifesta ancora il pregiudizio e lo si vede anche nei film horror. Ma ci sono fortunatamente molte pellicole che invece rappresentano la donna per quello che è, una persona forte, una persona con tutte le sfaccettature caratteriali come tutti noi abbiamo, quindi non il semplice donna che deve morire, la bionda coi tacchi, quella che più piace lo shopping, quella con lo vicino orribile, quella che vuole solo scopare. No, donne che subiscono purtroppo una violenza, che vogliono vendicarsi.
donne che credono nel riscatto, donne che hanno coraggio. Donne così ci sono, ce ne sono tantissime nel mondo, ma purtroppo spesso non se ne parla o vengono trattate, ecco, in maniera inferiore. Lo si vede, ripeto, tutti i giorni, perché ancora oggi gli stipendi fra uomini e donne sono completamente diversi. Quindi il pregiudizio c'è. Nei film questo pregiudizio spesso si vede. Quando io mi trovo davanti a delle figure così ben costruite, così forti, che hanno questa voglia di rivincita sul mondo, questa voglia di rivincita, se vogliamo, verso un atteggiamento maschilista, ecco, verso un atteggiamento altamente misogino, ecco, mi piace. Perché rappresentano la realtà. Le donne sono pari agli uomini, sembra un'assurdità, sembra un discorso elementare come fare uno più uno, ma purtroppo non lo è. Le donne hanno bisogno del loro spazio per rivendicare i propri diritti, perché anche se sulla carta in molti paesi li hanno, non ce li hanno però realmente nella vita di tutti i giorni. La figura della donna è legata spesso a colei che deve stare in casa a lavare i piatti, pulire, accudire i figli, mentre l'uomo è quello che va a lavorare. Questo stereotipo rimane. In questo film invece le due protagoniste femminili, sia la fidanzata sia l'ex fidanzata di Tan, invece sono due donne con i controcoglioni, due donne che hanno intenzione di essere alla pari, di vivere alla pari, di combattere alla pari e quindi di avere quel coraggio. Nonostante tutte le debolezze, nonostante tutte le cose successe, ma di trovare la forza per combattere contro determinate realtà, in questo caso la realtà dell'abuso, e quindi poi, se vogliamo, di un suicidio che viene istigato proprio da questo abuso, da queste violenze, ecco, sia sessuali sia psicologiche. Quindi è chiaro che un film che non riflette, diciamo, direttamente, ma indirettamente sì, sulla condizione della donna, su come, diciamo, una donna vive un abuso sessuale, su come, nonostante tutto ciò, sia legata alla persona da lei amata e nonostante tutto, ecco, riesca a trovare quella forza per compiere il proprio piano, riesca quindi a emergere e non affossarsi, anche se si è suicidata, no? Spesso il suicidio si vede come una debolezza, non capendo spesso le motivazioni di ciò, giudicando troppo spesso una persona per le sue debolezze e non per la sua forza. Ecco, questo film mette in luce la forza. E questi sono veramente i due punti forti del film. Il terzo punto forte, che però è un'arma a doppio taglio, perché è anche l'unica parte debole, a meno che a me non è piaciuta tanto, del film e la paura, perché il film fa paura. Tanto è vero che questo è il film, di dietro c'è scritto il thriller più terrificante dell'anno. Ed è vero, perché è pieno di jumpscare. Quindi, ripeto, è un'arma a doppio taglio perché sì, fa paura, perché la presenza è davvero terrificante, è un fantasma. Classico fantasma asiatico, quindi bianco con i capelli lunghi, che ormai è quasi un marchio di fabbrica della maggior parte dei prodotti commerciali asiatici. Però, ecco, quindi è pieno di jumpscare che sì, fanno paura, però sono jumpscare. Quindi questo è un po' anche il punto debole del film, perché è pieno di queste tematiche. L'horror veramente lo senti nella pelle, lo senti nello stomaco. Quando senti di questa violenza, quando senti di questo stupro e quando vedi lei ancorata al collo della persona che continuerà ad amare per sempre nonostante tutto, però ha i jumpscare e ne ha veramente molti. Alcuni sono veramente ben fatti, altri sono, diciamo, cliché, sono abbastanza banali. Quindi è chiaro che è un film horror asiatico che gioca molto sui cliché, che gioca molto sui jumpscare, come anche molti altri film diciamo di questo tipo, delle ghost story. Ecco, se avete visto Dark Water, per esempio, Dark Water ci gioca, ma ci gioca molto meno,
questo ci gioca veramente tanto, anzi diciamo che uno dei punti centrali del film. Però questo non significa che il film è brutto, anzi, è molto bello perché proprio, non soltanto per le protagoniste, ma tratta questo tema della violenza, dello stupro. Tratta un tema che spesso, ecco, nell'horror si sente poco, perché spesso siamo abituati a vedere i film horror. Siamo abituati appunto a vedere l'horror quasi come ho una sfida con noi stessi o con gli altri, tipo, ah dai che resisto, non mi farà paura, o come un film per svuotare la mente, perché spesso sono privi di contenuti, diciamo gli horror molto spesso provenienti da Hollywood, delle grandi produzioni, sono prive di una storia che ci lascia davvero poi dentro qualcosa e che ci faccia riflettere. Prendiamo per esempio The Conjuring, un film che tecnicamente è un mostro, è veramente fatto da Dio, jumpscare curati al massimo, la storiella caruccia, però non è chiaramente un tema che tu esci dal cinema e ci rifletti sopra. Qui, nonostante i jumpscare, anche abbastanza, ripeto, compulsivi e un film che ha tanti cliché e la solita presenza un po' del fantasma asiatico, bianco con i capelli lunghi, nonostante questi topoi, chiamiamoli così, insomma, questi luoghi comuni dei film asiatici e non, è un film che ti fa riflettere. Tu vai a vedere quell'horror sì per spaventarti, ma perché quell'orrore, ripeto, lo senti nella pancia e ti rimane impresso nella mente. Perché io l'ho visto sia anni fa, poi l'ho rivisto qualche mese fa, ma l'ho ancora tuttora nella mia testa. Quando ripenso alla scena dello stupro e a lei sul collo di Tan, rimango ancora veramente impietrito. E questo è l'effetto che l'horror deve dare. Una paura che però serve anche a farci ragionare, a farci capire meglio il mondo. Perché l'horror, ed è questa la bellezza delle mille sfaccettature che questo genere ha, è come un grande scrigno in cui sono presenti tantissimi mostri. Però di questi mostri non dobbiamo solo vederli e fare ah! Ma dobbiamo anche, tra virgolette, capirli o comunque rifletterci sopra, perché molto spesso il nostro inconscio riflette quello che noi siamo, riflette il mondo in cui viviamo e ci permette di capire determinate realtà, in questo caso quella dell'abuso sessuale, delle violenze di bullismo, dei femminicidi, eccetera, 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 quindi anche della condizione in cui la donna spesso, ecco, vive, è una condizione che anche nei nostri paesi consideriamo civili è costretta a subire, perché non mi pare che le donne bruciate, le donne vittime di abuso siano solo in determinati paesi. A me sembra sia una cosa abbastanza diffusa, purtroppo. Quindi è chiaro che questi horror che portano fuori dallo scrigno il mostro, che in questo caso è il maschilismo, che in questo caso è scusatemi, l'abuso sessuale. In realtà in genere, sia che sia su una donna, sia che sia su un uomo, in questo caso è su una donna, portano quindi alla luce una situazione di discriminazione, di forte discriminazione sessuale. E questo si può estendere in tanti campi, alla di discriminazione di gender e a tanti altri temi che purtroppo penso rimarranno attuali per tanto tempo. Quindi questo, secondo me, deve essere l'horror. Sì, ripeto, hai jumpscare. Sì, ha dei piccoli errori tecnici, gioca su luoghi comuni, per carità, ma la storia è pensata da Dio e secondo me non gli si può dire nulla. La storia e la costruzione dei protagonisti femminili di questo film è davvero da urlo e ti lascia questa sensazione in cui tu rimani veramente di sasso e non riesci a parlare se non degli stupri, se non delle violenze sulle donne o insomma delle violenze sessuali in generale. E questo è accaduto, io l'ho visto con degli amici e alla fine della visione di questo film abbiamo parlato del maschilismo. Quindi è chiaro che è un horror che serve a farci riflettere. Non è un horror che ti metti in panciolle, fai due bu perché c'è il mostro che esce, finito il film, si torna a casa e tutto come prima. No, è un horror che ti fa riflettere sul mondo in cui viviamo adesso e su come spesso certi aspetti, siano considerati marginali o siano considerati delle piccole debolezze, quando invece sono veramente dei macigni che alcune persone si portano dietro. Quindi serve anche per capire certe dinamiche.
Io me lo consiglio sia da soli sia con gli amici. È un film a cui darei, ecco, 3 stelle, perché, ripeto, purtroppo si sente, i luoghi comuni si sentono, però ha questa storia che per me è veramente bellissima. E il bello dei film asiatici recenti, parlo di quelli contemporanei che ho visto, è proprio questo. Molti, diciamo, jumpscare, la figura del fantasma sempre più o meno la stessa, alcune situazioni proprio di luoghi comuni, però delle storie veramente ben costruite, e in cui sempre si cerca di far riflettere proprio su determinati legami. Anche il piccolo legame cui c'è in questo film della mamma con la figlia, no? Che tiene la figlia scheletrica nel letto, non se ne vuole separare, è un tema abbastanza forte, ecco. Un tema che, se vogliamo, ha echi nel bellissimo Psycho di Hitchcock, però chiaramente è un tema anche questo che ci permette di riflettere su determinati legami affettivi. Con questo vi saluto, spero che, insomma, dopo tanto tempo mi possiate perdonare e vediate questo film. C'è anche su YouTube in inglese, però costa 7 euro comprato da Amazon, quindi potete benissimo comprarlo o trovarlo in biblioteca. È un film che davvero merita, ripeto, non è un capolavoro assolutamente, non è un film neanche bellissimo, ma è un film che merita proprio per i punti che io ho espresso in questa recensione. E spero proprio di farvi riflettere su cosa il mondo dell'horror rappresenti e voglia trasmettere allo spettatore, che non è una semplice paura. Detto questo, noi ci vediamo, speriamo, di non fare più il fantasma ad una prossima recensione. Grazie a tutti e buon film.